utenti dei centri d'ascolto sono per il 61,8% stranieri e per il 38,2% italiani. L'incidenza degli stranieri raggiunge valori massimi nel centro-nord, mentre nel meridione gli italiani sono la maggioranza assoluta. Ecco le principali caratteristiche delle persone che si rivolgono ai centri di ascolto. Al 54% sono donne, il 50% è coniugato. I separati sono il 15,4%, mentre ha figli il 72% e gli anziani sono il 6%. Vive in un regolare domicilio l'81,6%, mentre è senza dimora il 13,6%. Ha un lavoro il 22,9%, è disoccupato il 61,3% e il 6,4% degli utenti è analfabeta. Oltre all'erogazione di servizi e beni materiali, si attesta la dimensione orientativa e di segretariato sociale dei centri di ascolto. Nel 2013 il problema più ricorrente tra gli utenti Caritas è stata la povertà economica, seguita dall'occupazione e dai problemi abitativi. A fronte di questi bisogni, ecco come hanno risposto i centri di ascolto. Erogazione di servizi e beni materiali, attivazione e coinvolgimento di soggetti terzi, sanità, orientamento, sussidi economici. A fronte di una domanda sociale sempre più complessa e numericamente consistente, gli attori sociali, gli operatori, sono ormai in difficoltà. Anche nel mondo Caritas, per la prima volta da tanti anni, non si riesce a far fronte a tutte le richieste di aiuto. In questo senso sono necessarie alcune azioni. Sicuramente formazione, la nuova povertà è sempre più complessa, articolata, richiede operatori competenti. Allo stesso tempo bisogna ottimizzare e aumentare le risorse umane impegnate, incentivando anche il volontariato. E infine cercare di trovare delle risposte per la povertà sommersa e quindi trovare nuove misure di assistenza e di aiuto che vadano incontro alla povertà senza attendere che la povertà si rivolga ai centri di ascolto.